Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È passato un anno dall'invasione dell'Ucraina, mezzanotte sarà un anno, il 24 febbraio del 2022. Sono passati 24 anni dalla seconda guerra cecena che rase al suolo la capitale Grozny. Allora un quasi sconosciuto Vladimir Putin era al comando delle operazioni cecene e si accingeva a prendere il potere assoluto in Russia, a diventare da primo ministro a presidente al posto di Boris Yeltsin. Ed era allora, fu allora un arrivo molto apprezzato dall'Occidente, che lo accolse appunto con grande fiducia. Eppure, riguardando le immagini tragiche e bellissime di uno splendido reportage di Riccardo Iacona per la Rai Shusha del 2000, proprio in Cecenia, non potrete non ripensare all'assedio di Mariupol di un anno fa che vi abbiamo raccontato, lo stesso orrore, le stesse tecniche di sterminio di massa. Passiamo un primo posto di blocco ed entriamo a Grozny. Ed ecco le prime macerie. Strada, i russi l'hanno ribattezzata Strada dei Cecchini e hanno fatto saltare e bruciare tutti gli appartamenti, uno per uno, perché nessuno potesse farvi ritorno. Eravamo. Dove era l'Occidente mentre Grozny, una città di mezzo milione di abitanti, veniva fatta a pezzi? Perché non abbiamo fatto niente? Questo è il suono che fa Mariupol in pieno giorno. Bombardieri russi, bombe che cadono a pochi chilometri da qui. Stragi che ancora non conosciamo. I morti, secondo il sindaco Boychenko, fuggito dalla città, potrebbero essere oltre 5.000, di cui 210 bambini. Non abbiamo un riscontro certo di questi numeri, come non lo abbiamo dei forni crematori mobili che i russi userebbero per far sparire i corpi dei civili e dei soldati. I cadaveri sono disseminati nella città. Этого достаточно, смотри.
там андеграунд. Сидели в подземелье, они сидели. Все. И снарядом, и они там там морды. I morti e i vivi, fianco a fianco. Gli spartitraffico sono diventati cimiteri. Si va avanti con i secchi e con le mani. Che siete venuti a fare? Siamo un bello spettacolo. Adesso è troppo tardi. Dovevate stare qui quando ci bombardavano, quando ci ammazzavano. Per 3 mesi siamo stati sotto l'inferno, negli scantinati, perché mi hanno distrutto la casa. Perché non è andata via? Perché non avevamo soldi. I russi facevano uscire solo quelli che pagavano. Perché fuori era l'inferno. Ma i russi hanno detto che avevano aperto un corridoio per i civili, non è vero? Non è vero. Non si poteva uscire dagli scantinati. L'unico corridoio che conoscono i russi sono i soldi. Quanti morti ci sono stati a Grozny? E chi lo può dire? Oh, tanti, tantissimi. Tantissimi. Nel mio palazzo hanno gettato le bombe a mano negli scantinati e hanno ucciso donne e bambini. La tessera stretta tra le mani. Perderla vuol dire perdere la vita. Tessera per prendere una volta al giorno pane e una zuppa di carne in scatola. La moglie di Putin dovrebbe mangiare questo pane. Non ci ammazzavamo prima, non ci ammazzavamo. Non c'era nemmeno bisogno di chiudere le porte di casa prima. Russi, armeni, azeri, vivevamo tutti insieme. La guerra capovolge il senso delle cose. Davanti ai pacchi alimentari distribuiti da Russia Unita, il partito di Putin, ci sono i sopravvissuti ucraini. Gli scrivono un numero a pennarello sul polso, l'ordine col quale riceveranno cibo e acqua in cartoni con la Z impressa sopra. La Z dell'armata di Mosca in Ucraina. Le code per un pezzo di pane, patate, una bottiglia d'acqua. I pacchi con la Z degli invasori russi. Sono diventati fragili. Rassegnati, molti si sono ammalati nel sottosuolo.
fa impressione. Le immagini girate a Grozny erano di Riccardo Iacono e di Peppe Ronca. Quelle di Mariupol sono le immagini di Gabriele Michalizzi. Ma chi dava gli ordini dello sterminio era sempre la stessa persona e si chiamava appunto Vladimir Putin. Ma allora, in quegli anni, nel 2000, Putin era amico dell'Occidente perché era fornitore di idrocarburi, perché combatteva l'estremismo islamico, perché era nemico di Al-Qaeda e quindi era nostro amico. Ma Putin era sempre lo stesso. Putin non è mai cambiato. Putin non ha mai fatto finta di essere diverso da ciò che era, un macellaio. Siamo noi che abbiamo di volta in volta cambiato il modo di guardarlo a seconda delle nostre convenienze. Questa è la grande ipocrisia. Il fatto che oggi Putin sia un nuovo Hitler, sia il male assoluto, il nemico da battere, d'accordo, ma prima non era così. Prima ci facevamo accordi commerciali, prima gli stringevamo la mano, prima facevamo finta di non vedere ciò che era davanti agli occhi di tutti. Incarcerazione di oppositori politici, stragi, stermini di massa, uccisioni di giornalisti scomodi. Ed è per questo che nel racconto di un anno di guerra abbiamo pensato che la miglior cosa, la cosa più bella che si potesse fare era invitare una testimone, la figlia di una grande giornalista, Anna Politkovskaya, cioè colei che con coraggio e con libertà fin da subito aveva inquadrato e raccontato Vladimir Putin per ciò che era e perché e che proprio per via di questa libertà e di questo coraggio ha pagato con la vita.